Pierantoni di Forlì molti servizi, compresa una parte della chirurgia, applicano la robotica. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità generale. Ci spostiamo a Forlì, dove l'ospedale da qualche anno utilizza i robot per diversi servizi, dalla distribuzione dei farmaci a quella dei pasti, e c'è anche un robot chirurgo. Vediamo con Samuele Amadori. Formula Servizi, cooperativa che in ospedale gestisce pulizia e logistica, da qualche anno ha iniziato a muovere i pasti per i pazienti utilizzando robot trasportatori. Queste macchine sono consapevoli dell'ambiente circostante, così se si trovano di fronte a un ostacolo umano si fermano e avvertono della loro presenza. In generale il servizio di distribuzione è molto più rapido di prima. Esiste poi un altro robot che invece si occupa della divisione e distribuzione dei farmaci. Il sistema che abbiamo a disposizione ci permette di preparare le terapie in dose unitaria, ovvero noi consegniamo al reparto delle terapie singole per singolo paziente. Questo ha due grossi vantaggi, quello di abbattere il rischio della somministrazione, perché l'infermiere riconosce il paziente e la terapia che gli deve somministrare, e di abbattere anche i costi. Chissà se Lucas se lo sarebbe mai immaginato un ospedale così. Lasciamo la cronaca, i robot entrano in ospedale, succede a Forlì dopo e da qualche anno, vengono utilizzati per diversi servizi, dalla distribuzione dei farmaci a quella dei pasti, ma c'è anche un robot chirurgo. Vediamo con Samuele Amadori. Questi sono i robot immaginati dalla fantasia di George Lucas. La realtà però ha superato la finzione di Guerre Stellari, almeno all'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Qui la robotizzazione è entrata in quasi tutti i settori, dalla chirurgia alla distribuzione dei farmaci. Questo è Da Vinci, il robot chirurgo che, utilizzato dai medici, effettua interventi in 7 branche diverse. Ha sostituito in molti casi la laparoscopia. Riduce al minimo, praticamente all'assenza, il tremolio che ci può essere fisiologico da parte delle mani. Questo consente di fare dei movimenti particolarmente fini, e il robot, il grandissimo vantaggio che ha rispetto alla laparoscopia è che ha la possibilità di girare gli strumenti a 360 gradi. Formula Servizi, cooperativa che in ospedale gestisce pulizia e logistica, da qualche anno ha iniziato a muovere i pasti per i pazienti utilizzando robot trasportatori. Queste macchine sono consapevoli dell'ambiente circostante, così se si trovano di fronte a un ostacolo umano si fermano e avvertono della loro presenza. In generale il servizio di distribuzione è molto più rapido di prima. Esiste poi un altro robot che invece si occupa della divisione e distribuzione dei farmaci. Il sistema che abbiamo a disposizione ci permette di preparare le terapie in dose unitaria, ovvero noi consegniamo al reparto delle terapie singole per singolo paziente. Questo ha due grossi vantaggi, quello di abbattere il rischio della somministrazione, perché l'infermiere riconosce il paziente e la terapia che gli deve somministrare, e di abbattere anche i costi. Chissà se Lucas se lo sarebbe mai immaginato un ospedale così.